Allora, innanzitutto c'è da dire che il ragazzo è un ragazzo molto intelligente, anche se un po' troppo vivace. Come tutti i bambini, purtroppo. Però la buona notizia è che va molto bene in matematica. Mi dà un po' di vino? Grazie, sì. Grazie. Ha detto il maestro che sei bravo con le numeri. A dove sei stata, disgraziata? E tu? Una casa nella tie? Grazie. Non ti devi muovere. È una mosca. Devi soffrire. Mi devi guardare, sennò come ti faccio gli occhi? Tu non dormi più. Vado a studiare a campo basso, non parto per l'America. Non ti dimenticare di me. Ma no. Non si capisce niente. Ora che mi compro i colori lo aggiusto. Signori, un applauso al genio indiscusso dell'algebra. Maestro, se non le dispiace resto a terra, così sono già ai suoi piedi. Ma smettetela. Eh no, abbiamo appena iniziato. Ma come hai fatto a risolvere quel problema? Fortuna. Ma che fortuna, Giulio, che quel giorno anche il professore si è dovuto sedere per lo sgomento avanti. Oh, dovevi vederlo mentre scriveva. Aveva la lingua secca. Ma non dite sciocchezze. Comunque, io sono seriamente preoccupato. Perché? Perché? Perché se questo continua così, ci ruba tutte le ragazze. Eh no, questo non lo possiamo permettere. Addosso!
Anna! 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 Madre adorata, grazie ancora delle provviste che mi mandate con regolarità. I miei compagni vogliono conoscervi perché tutti questi anni, dicono, sono stati indimenticabili, anche per il buon cibo che arriva da Campochiaro. Gli studi qui a Napoli procedono bene. E pare che all'Istituto Tecnico di Chieti stiano cercando insegnanti di matematica. I professori dicono che ho buone probabilità. Madre cara, vogliate darmi sempre notizie di Anna. Le ho scritto più lettere, ma non ho mai ricevuto risposta. Non fatemi preoccupare. Un abbraccio al babbo e a Emilio, vostro adorato. Figlio adorato, noi stiamo bene. Emilio ha avuto una febbre passeggera ed è tornato a casa per riposare, ma fra qualche giorno ripartirà per i suoi studi. Anche il babbo sta bene e ti saluta tanto. In merito ad Anna, non darti pena, figlio mio. Ha sposato un venditore ambulante. Lei non voleva, pare. Ma come sai, in quella casa ci sono tante bocche da sfamare. E ora una in meno. Non abbiamo capito bene dove vive. Ogni tanto torna in paese a trovare i fratelli. Veste bene, porta soldi e regali. Ma è sempre triste, come da bambina. Dicono che il marito ha il vizio del vino. Altre notizie non ho. Sei caro a preoccuparti sempre per lei. Buongiorno, sono Giulio Pittarelli. Thank you.
Papà, ma quando ho detto gli leggi sta lettera? Ha avuto pure due bambini. Al secondo ci ha dato il nome mio. Voi siete facendo vecchia, che niente sempre. Zitta tu, figlia insensibile. Tu che avresti potuto studiare. Mezzo modo la ceruella. Mai, ma che dici, Giulia? È diventato un pezzo grosso. Adesso sta a Roma. Ma di stava all'Aquila? Ha insegnato a Chieti, poi all'Aquila. E poi ha vinto due posti. Uno come professore di matematica dentro un liceo e uno come professore di geometria descrittiva all'università. Ma vi rendete conto, all'università? Mamma, che capucciona. Pure lo frate è buono. Due figli bravi e studiosi. Un mio alunno, professore all'università. E mo se rimette a chiagna. Sono anni che le scrivi. Forse ha cambiato casa. La verità è che non mi ha mai perdonato. Tu hai seguito solo la tua strada. E l'ho abbandonata. Vieni a letto. Abbiamo preso, dunque è necessario organizzarci. L'hanno fatto. Guarda i firmatari. D'Annunzio, Pirandello, Ungaretti, Malaparte. L'individuo contro lo Stato. Di qui il carattere religioso del fascismo. Questo carattere religioso è perciò intransigente. In secondo luogo, questa piccola opposizione al fascismo è irriducibile. Dovrà finire a grado per interno logorio in azione, restando sempre al margine delle forze politiche effettivamente operanti nella Nuova Italia. Allora, nel seno stesso dell'Italia fascista e fascistizzata matureranno lentamente, potranno infine venire alla luce nuove idee, nuovi programmi, nuovi partiti politici. Era nell'aria. Bisogna rispondere. Amendola ha detto che vuole coinvolgere Benedetto Croce. Infatti, è solo lui che può rispondere a Gentile. E noi dobbiamo sostenerlo. 20 aprile 1925. Caro Croce, avete letto il manifesto fascista agli intellettuali stranieri? Oggi ho incontrato varie persone
le quali pensano che, dopo l'indirizzo fascista, noi abbiamo il diritto di parlare e il dovere di rispondere. Che ne pensate voi? Saresti disposto a firmare un documento di risposta che potesse avere la vostra approvazione? E in caso, vi sentireste di scriverlo voi? Giovanni Amendola. 21 aprile 1925. Mio caro Amendola, l'idea mi pare opportuna. Abbozzerò oggi stesso una risposta che, a mio parere, dovrebbe essere breve per non far dell'Accademia e non annoiare la gente. Benedetto Croce. Ho firmato. Non avevo dubbi. Non sei d'accordo? Io ti invidio. Cosa? Il tuo coraggio. Il coraggio di chi è morto in guerra e non aveva mai visto un fucile prima d'allora. Oppure quello di Anna, costretta a sposare un uomo vecchio per dar da mangiare a sua madre e ai fratelli. La tua carriera universitaria è quasi al termine. In caso contrario, non te l'avrebbero fatta neanche iniziare. E quando morirai, faranno in modo che il mondo non si ricordi di te. Tutto quello che hai fatto, dalle ricerche, gli scritti, le pubblicazioni, gli incarichi, i riconoscimenti, verrà tutto sepolto. Non possono cancellare tutto. Le menti eccelse continueranno a brillare. Hai visto chi è diventato Rico Fermi? Eppure era uno dei tanti che provava ad entrare alla Normale, a Pisa. Io ero nella commissione esaminatrice. Quando lessi il suo elaborato, mi commossi. Perché? Perché è questo che fa il talento. Ti commuove. I miei colleghi ne furono addirittura gelosi, ma io contro ogni regolamento volli incontrarlo. E cosa vi siete detti? Lui poco, era emozionato che un membro della commissione si avvicinasse a un giovane diplomato. Gli dissi che nessuno avrebbe potuto eguagliare il suo tema e che sarebbe entrato sicuramente. Non me lo avevi mai detto. Non me lo posso dimenticare, quel ragazzino. E ora tutto il mondo non lo farà. Ma lui non ha firmato contro il fascismo. Tu sì. Thank you.
Giulio, se tu vuoi studiare, ci vengo a parlare io con tua madre. Non ti dimenticare di me. Un applauso al genio indiscusso dell'algebra. Figlio adorato, non sai la gioia che ci hai dato. La laurea in matematica prima e ora in ingegneria. Ringraziamo il buon Dio ogni sera per il dono che ci hai fatto. Amendola ha detto che vuole coinvolgere Benedetto Croce. Buongiorno, sono Giulio Pittarelli. Giulio, tutto quello che hai fatto, dalle ricerche, gli scritti, le pubblicazioni, gli incarichi, i riconoscimenti, il tuo coraggio. Anna, scusami. Per che cosa? Ti ho inviato più di 10 telegrammi chiedendoti di venire. Scusami tu, io non ho risposto in tutti questi anni perché mi vergognavo di farmi scrivere le lettere. E poi... E poi che... Poi mi sentivo, non lo so, avevamo come frate e sori e te. Ero un bambino, Anna. Se fossi stato un uomo t'avrei portato via da quell'inferno. L'inferno? Qui gli è venuto troppo. Rosacci. E mi dispiace. Ma no, ti hai ragione tu. Avevamo solo due creature. Tu non ti sei scordato di me. Perché? Tu l'hai fatto?